Cioè che punta sull'economia e la cultura, che invece sulla tradizione e la promozione dei prodotti di qualità del territorio. A Bolzano ieri si è chiusa la terza edizione del Festival del Gusto, organizzata nel centro storico della città capoluogo altoatesina, mentre a Trento domani si chiuderà il Festival dell'Economia, giunto alla sua decima edizione, incentrato sul tema mobilità sociale. Due modi diversi di valorizzare e far parlare del territorio, due festival in grado di attirare però tanti turisti provenienti non solo dall'Italia, ma anche dall'estero e di creare un indotto. La città, da dopo che c'è stato il Festival dell'Economia, la prima edizione, ha iniziato a capire quanto è l'indotto che porta, sia diretto verso le strutture ricettive, verso i ristoranti, sia indiretto che deriva dalla grande comunicazione internazionale che gode il Festival dell'Economia, ma anche da un passaparola molto positivo che porta persone che arrivano in occasione del festival a ritornare poi per godersi la città. Protagonisti del Festival del Gusto, andato in scena nel centro di Bolzano da venerdì 29 a domenica 31 maggio, i prodotti di qualità dell'Alto Adige, insieme ai campioni altoatesini dello sport, testimonial molto apprezzati dal pubblico. L'idea del Festival del Gusto è di presentare i prodotti di qualità dell'Alto Adige e soprattutto di rafforzarne la posizione sui mercati stranieri. In questa terza edizione del Festival del Gusto, gli organizzatori hanno puntato a valorizzare i prodotti con il marchio di qualità Alto Adige, nato 10 anni fa con un occhio di riguardo all'ambiente. Infatti, quest'anno l'evento per la prima volta si è presentato come Going Green Event, ad essere utilizzati ad esempio solo bicchieri di vetro e piattini di carta bandita la plastica. Oltre ai campioni dello sport, targato Alto Adige come Christoph Hinnerhofer, Patrick Thaler, Peter Phil, Dorothea Firer e i fratelli Mölge, gli organizzatori del festival hanno invitato due super blogger, Chiara Maci, conosciuta a livello nazionale, e Mel Boom, famosa in Austria e Germania, in grado di trasmettere in tempo reale, attraverso internet, le emozioni, i sapori e la qualità dei prodotti presentati a Bolzano. A Trento, invece, gli organizzatori hanno puntato ovviamente su un altro tipo di ospiti. Ci sono decine e decine di relatori, persone che vengono appunto da varie parti. Bisogna fare un programma che sia molto variato, molto ricco, perché ciascuno possa trovare il suo interesse. Insomma, due città, Bolzano e Trento, che hanno deciso di compiere delle scelte diverse per promuovere il territorio ed attirare nuovi turisti. Da una parte si è puntato sulla tradizione e la gastronomia, dall'altra sull'economia. In entrambi i casi si è registrato grande interesse, non solo di pubblico, ma anche mediatico. Super vincita nell'area di servizio ESSO sulla corsia sud della Meba Velpiano. Una donna meranese con una schedina del Gratta e Vinci da soli 3 euro si è portata a casa la bellezza di 415.000 euro. Grattando sulla schedina è uscita due volte la scritta Buon compleanno, facendo scattare così la combinazione vincente. Della vincita però la super fortunata si è accorta solo davanti alla cassa. Pensava infatti di aver recuperato quanto speso per l'acquisto di una schedina, ovvero i 3 euro. Ed invece, quando è stata informata della super vincita, è mancato poco avesse un mancamento. Lei non si è neanche accorta all'inizio, pensava di aver vinto 3 euro o 6 euro, invece le abbiamo fatto vedere che ha vinto qualcosa in più. Insomma, una vincita che non cambierà la vita della fortunata, ma che contribuirà sicuramente a migliorarla. Da ricordare che l'area di servizio in questione, quella della ESSO sulla corsia sud della Meba Vilpiano, era già stata baciata dalla dea bendata il 27 gennaio 2014. In quel caso il super fortunato, sempre una donna, si era portata a casa sempre 415.000 euro. Al via da questa mattina la serie di incontri organizzati dal sindaco di Bolzano Luigi Spagnolli per dar vita alla nuova maggioranza. Il primo dei vertici in programma è stato forse il più importante, quello con gli ecosociali, e le posizioni a quanto pare rimangono piuttosto distanti. Il sindaco ci ha presentato una bozza di programma rivista insieme all'SVP datata 31 maggio, che noi abbiamo scorso velocemente e che quindi dobbiamo poi valutare in modo più approfondito. Diciamo che da una scorsa veloce
veloce, non mi sembra ci siano dei grossi cambiamenti rispetto al programma che ha presentato in campagna elettorale, quindi i margini in questo momento non mi sembrano tantissimi. Gli ecosociali hanno ribadito al sindaco le loro condizioni per far parte della futura coalizione. Sul progetto Benco noi abbiamo sempre espresso la nostra contrarietà, perché non è un progetto nell'interesse della popolazione e visti i risultati elettorali il movimento anti-Benco sta crescendo e la classe politica dovrebbe prendere atto di questo cambiamento, di questa negazione, di questa iniziativa. Poi appunto il no alle esternalizzazioni dei servizi pubblici, alle privatizzazioni e una ridefinizione dei rapporti finanziari con la provincia. Intanto stamani a margine degli incontri si è discusso anche delle dichiarazioni rilasciate da autorevoli esponenti della SVP che in sostanza hanno detto di non aver paura di nuove eventuali elezioni in autunno. Io penso che l'SVP non abbia valutato correttamente i risultati di queste elezioni, non dovrebbe l'SVP puntare i piedi in questo momento perché non ha la forza per farlo. Ciò che si legge nella relazione finale della commissione d'inchiesta sul Fondo Sociale Europeo istituita in seno al Consiglio Provinciale di Bolzano è particolarmente grave e per sintetizzare basta citare alcune cifre. 660 progetti sono in fase di verifica, la maggior parte di essi redatto da privati. La somma bloccata è pari a 98 milioni di euro. Tutta colpa, dice in sostanza la commissione, di regole farraginose, ma anche e forse soprattutto della nuova direttrice d'ufficio insediatasi nel 2011, Judith Notdurfter, e del direttore di ripartizione Thomas Matà, i quali, a differenza di quanto accaduto in precedenza, applicarono un sistema basato sul rigoroso rispetto delle regole, poco pragmatico. Poi, comprese le difficoltà, tentarono di porvi rimedio, riuscendo nell'impresa di peggiorare la situazione. Tutto questo senza che nessuno si accorgesse di alcunché? Per oltre 20-25 anni l'ESF era un fiore all'occhiello, i fondi sociali erano un fiore all'occhiello dell'amministrazione provinciale e nessuno immaginava che adesso le cose andassero per traverso, pertanto la Giunta non ha dato forse l'attenzione giusta a questa problematica. È bene sottolineare, come detto anche da Hans Heiss, che il Fondo Sociale Europeo è stato per lunghissimo tempo un fiore all'occhiello dell'amministrazione provinciale altoatesina, dato certificato da audit, ovvero fasi di controllo delle procedure e dei risultati sempre positivi, fino ad una certa data. In questo caso, dopo il 2011, c'è stato un ulteriore audit e questo audit è stato veramente catastrofico, poiché riguardava soprattutto organi di controllo della provincia e pertanto l'Unione Europea ha messo su qualche paletto e è diventata piuttosto pesante anche nel procedimento. A carico dei funzionari responsabili della già citata paralisi dell'ufficio e dei fondi pare siano stati assunti provvedimenti disciplinari, ma non è certo. Penso che abbiano già avuto anche dei procedimenti disciplinari, non penso che ci sia un'azione giudiziaria. È bene però dire che entrambi i funzionari in questione sono ancora nell'organico della provincia. Adesso si guarda al futuro, a quei 660 progetti da verificare, compito arduo per Claudio Spadon, l'esperto incaricato dalla provincia. Io nella mia relazione scrivo che per situazioni, per enti così delicati, così strategici per l'Alto Adige, non va bene fare concorsi, bisogna prendere gente specializzata. Infatti adesso, grazie al presidente Compaccio, siamo riusciti a prendere Spadon con un accordo con Reggio Emilia perché ci rimetta in piedi il Fondo Sociale. Oggi intanto, nel corso di una conferenza stampa, ha preso posizione anche Andrea Spöder di Bürger Union Südtirol. Io presento la mia relazione di minoranza perché l'ultima volta nella commissione d'inchiesta è stata votata quella di maggioranza, dove si dà consigli per il futuro, una cosa importantissima, però noi avevamo anche il compito di verificare se c'erano delle responsabilità politiche della giunta precedente nell'ultima legislatura e anche della giunta attuale. Il fenomeno non è certo nuovo, ma desta sempre un po' di curiosità il passaggio di locali storici di Bolzano nelle mani di cittadini stranieri. L'Oca Bianca di Piazza Erbe è l'ultimo caso in ordine di tempo. Diventerà ristorante sushi bar giapponese.
Il penultimo caso, tra quelli più noti, è quello del Fantasy di Corso Libertà, ora wine bar gestito da alcuni giovani albanesi. Poco lontano lo storico Silvi, di proprietà cinese, un trend radicato in molti rioni della città che ormai non sorprende più nessuno tra gli addetti ai lavori. Il fenomeno però viene osservato con grande attenzione all'Unione Commercio. In questi ultimi 10 anni sicuramente c'è stato sempre di più una, come dire, una corsa, fra virgolette, di attività, soprattutto del bar e ristorazione, quindi pubblico esercizio, che sono state prese in gestione da cittadini, diciamo, in particolare extracomunitari. Questo però ci fa riflettere, soprattutto ci fa chiedere una cosa: per quale motivo le nostre attività, cosiddette nostre, fra virgolette, non sono più così attrattive? Probabilmente ci sono dei motivi dietro. Fenomeno datato, si diceva, e che un tempo era caratterizzato da una maggiore competitività dei prezzi praticati dai gestori stranieri. Ora anche questo passaggio è superato. Diciamo che le gestioni straniere non è che siano più competitive, lo sono state all'inizio, soprattutto tanti locali aperti da cittadini, per esempio della Repubblica Popolare Cinese, ha portato con sé che anche i prezzi erano più bassi. Adesso questo è cambiato, nel senso che c'è stato un ridimensionamento innanzitutto dei prezzi, perché gli stessi cittadini extracomunitari che hanno aperto questa attività si sono resi conto che con la pressione fiscale che abbiamo in Italia non è possibile poterlo mandare avanti. Come si diceva, l'Unione Commercio guardano con attenzione al fenomeno, sperando non tanto che i locali non vadano in mano a commercianti ed esercenti stranieri, quanto invece che si creino le condizioni perché i gestori e proprietari italiani e altoatesini sopravvivano. Io credo che senza un ridimensionamento della pressione fiscale, credo che l'economia soffra sempre di più ed è quindi necessario, ma soprattutto è tempo che veramente si facciano delle riforme in quel senso lì, e noi saremo naturalmente partner per portare le riforme al meglio per i nostri associati. Non è fondamentale che si senta la voce del conduttore. Ciò che conta è il rumore della gente comune, della vita di tutti i giorni, con problemi, passioni, discussioni. Zoom, ogni giovedì alle 20 su Video 33. Non è pericoloso. Questo si può lasciare andare in città libero qua al Bolzano, non attacca nessuno. Questo è un gatto normale domesticato. Herbert Reich, il 56enne di San Pancrazio in Val d'Ultimo, lo ha ribadito oggi pomeriggio fuori dall'aula del Tribunale. Il mio Cicu non è pericoloso. A Bolzano si è tenuta infatti la prima udienza del processo penale che vede il protagonista, il gatto pardo, sequestrato dalla forestale dopo essere scappato di casa. La procura cercherà di dimostrare la pericolosità dell'animale, così come gli avvocati delle due onlus ENPA e LAV, che si sono costituite parte civile. Il processo è, diciamo, si può dividere in due parti, una parte scientifica e una parte etologica legata all'animale. La parte scientifica bisognerà testare che tipo di DNA ha, perché è presente anche ci sono questi tipi di animali, dopo 4-5 generazioni che si riproducono con gatti possono essere considerati, diciamo, meno pericolosi, però questo non è ancora stato appurato. Vedremo il processo cosa dirà. La difesa di Herbert Reich, il proprietario dell'animale, è stata affidata all'avvocato Flavio Moccia, che ha deciso di portare in aula in qualità di testimone il dottor Michele Capasso, noto veterinario di Napoli. Questo processo è un po' particolare, non tanto per l'imputazione, che è una mera contravvenzione, quanto perché abbiamo insistito per fare il più veloce possibile il dibattimento, perché tendiamo a liberare il CICU dalla struttura dove ora è sistemato. E abbiamo i nostri dati oggettivi e scientifici per dimostrarlo adeguatamente, assieme al professor Capasso, che è venuto apposta da Napoli. Verrà il proprietario dell'allevamento da cui è stato acquistato il gatto e dirà proprio la provenienza legittima e perfetta e non originale Serval. A sostenere l'istanza di dissequestro di Ciculo, ricordiamo, l'animale ora si trova in un centro specializzato di Grosseto, oltre ad alcuni simpatizzanti anche il presidente dell'associazione Protezione Animali Oltradige e Bassa Tesina, Roland Aufterklamm. Nella zoologia, studiando un po', il cicu o il serval puro africano non è mai
non c'è nessuna notizia che avrebbe mai aggredito un uomo e le tribù africane lo tengono come animale domestico. E quindi un ibrido come questo è addomesticato, è un animale che è legatissimo all'uomo più del gatto normale. Giornata campale per il traffico, specialmente nel pomeriggio sulla direttrice nord-sud in provincia di Bolzano. Tutto ha avuto origine da un incidente verificatosi in tarda mattinata sulla statale del Brennero, vicino a Campodazzo. Lunghissime le operazioni di recupero di una TIR da parte dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per oltre 7 ore. Nel frattempo tutti i veicoli sono stati deviati sulla A22, dove il traffico era già di per sé piuttosto intenso per l'inizio del fine settimana. Sulla statale del Brennero a Prato Isarco il traffico è stato deviato lungo la strada che conduce a Siusi, dove subito si sono formati incolonnamenti. Lo stesso dicasi per la strada del Renon. Per lunghe ore la viabilità è stata a dir poco caotica in Alto Adige e per centinaia di automobilisti quello odierno si è rivelato un venerdì da incubo. Oltre 500 pagine ricche di dati e considerazioni, una dettagliata analisi sugli sviluppi della politica altoatesina. La presentazione dell'annuario Politica 2015 ha offerto l'occasione per porre alcuni quesiti a uno dei più preparati e autorevoli politologi locali, il professor Günther Pallaver. Partendo dalla crisi in casa SVP, quella di cui tutti parlano, senza però che si arrivi a conseguenze di sorta, come se nessuno si accorgesse di essere in mezzo al tunnel. Si sono accorti già da tempo, ma non hanno le soluzioni, non hanno ancora trovato il metodo per insomma, questa innovazione del partito. Sorge spontaneo chiedersi quanto Durnwalder manchi adesso alla Volkspartei. Per una certa fetta dell'elettorato della Volkspartei Durnwalder manca, no? Perché era la persona forte, il decisionista a cui si poteva rivolgere al 6 del mattino. Un'altra parte non rimpiange Durnwalder, perché ovviamente Durnwalder ha anche soffocato la democrazia interna, i processi decisionali che sono stati praticamente personalizzati nella sua persona, cioè una parte lo rimpiange e un'altra parte è contento che non ci sia più. Uno sguardo anche al centrodestra italiano, quello del post-conflitto etnico. E vediamo che specialmente i partiti populisti, che insomma cavalcano il cavallo, per esempio la Lega, la questione l'immigrazione porta voti perché ovviamente si rivolge allo stomaco dell'elettorato e specialmente negli anni passati abbiamo visto che anche l'appello etnico si rivolge allo stomaco e non alla testa delle persone e ovviamente ha portato anche voti, ma io sono contento che il discorso etnico in modo insomma, anche insomma, di contrasto negli ultimi anni sia molto diminuito. Problemi piuttosto seri anche in casa Partito Democratico. Al PD manca la faccia. Il PD praticamente nell'immaginario collettivo dell'Alto Adige, la mia presunzione è che non è presente, nel senso che la personalizzazione dei partiti, che è un fenomeno insomma, ormai consolidato, ci vuole appunto oltre ai contenuti anche la faccia e il PD attualmente non ha la faccia. L'annuario Politica 2015 indica il 2014 come l'anno della sfiducia e quello in corso, che anno sarà? Forse diventerà l'anno della riflessione, io spero che diventi l'anno della riflessione perché specialmente dopo 3 tornate elettorali, quelle provinciali europee e quelle comunali, i partiti, insomma, gli attori principali del sistema politico forse insomma, dovrebbero fare un atto critica e trovare delle nuove soluzioni coinvolgendo sempre più anche la società civile nelle loro decisioni. Una ricorrenza molto importante per tutti i carabinieri, una giornata nella quale i militari riaffermano l'orgoglio di appartenere ad un'istituzione sempre vicina alle molteplici esigenze di sicurezza che provengono dalla collettività, non solo in Italia ma anche nel mondo grazie alle missioni internazionali. Oggi alla caserma Gentile di Bolzano è stato celebrato il 201esimo anniversario di fondazione dell'arma, cerimonia svolta davanti ad un simbolico schieramento composto da militari in servizio al comando provinciale di Bolzano, al centro addestramento alpino di Selva di Val Gardena, al 7° reggimento di Laibes e al 3° nucleo elicotteri di Bolzano,
oltre che da una nutrita rappresentanza dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. Alla presenza anche del commissario del governo Elisabetta Margiacchi sono stati resi gli onori ai caduti accompagnati dalla deposizione di una corona al monumento. Quindi è stata data lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dell'ordine del giorno del Comandante Generale dell'Arma, prima che il Comandante della Legione Trentino Alto Adige, il Generale di Brigata Georg Di Paoli, consegnasse in forma solenne le ricompense ai militari particolarmente distintisi nell'attività di istituto. La ricorrenza ha offerto anche l'occasione per tracciare un bilancio consuntivo dell'attività svolta dal Comando Provinciale di Bolzano, che nei primi mesi del 2015 ha segnalato all'autorità giudiziaria 4.501 persone e ne ha tratte in arresto 222, con un aumento in questo caso del 20% rispetto allo stesso periodo del 2014. Il reato perseguito con maggiore efficacia è stato il furto, per cui sono state denunciate a piede libro 273 persone. L'arrivo delle belle giornate e delle alte temperature cresce la voglia di rimanere all'aria aperta, di trascorrere un po' di tempo in compagnia di amici, sorseggiando qualcosa di fresco, ascoltando, perché no, della buona musica. L'aperitivo diventa dunque l'occasione giusta. Bolzano sta crescendo la voglia di happy hour, tanto che alcuni locali della città sono diventati un vero e proprio punto di riferimento per centinaia di persone. Ieri, ad esempio, con il calar del sole in molti si sono dati appuntamento in zona industriale per l'inaugurazione degli aperitivi lunghi del Vivac, in grado di richiamare gente anche dal vicino Trentino. Un'occasione per ritrovarsi dunque, sorseggiare qualche drink e ascoltare della buona musica. No, questa è la situazione migliore. E beh, caldo, festa e via, dopo il lavoro ci sta benissimo. Saluto tutto lo staff al Vivac! Sono contentissima perché il caldo fa bene. Sì, bellissima festa. Compleanno. Suo. Auguri allora. Grazie. Che cosa si beve? Bella vista. È la sole di quest'estate. Giovedì sera ormai al Bivac, per forza, perché tutta Bolzano aspetta questo evento come se fosse l'apocalisse. Venerdì sera andranno tutti a Rise e sabato sera tutti in Piazza Erbe. Buon giovedì! Come i bolognesi vanno sui colli, noi veniamo qui ed è proprio un bel posto. E che cosa si beve? Corona. E magari un mojito più tardi? Con l'arrivo del caldo, insomma, per molti la voglia di trascorrere qualche ora all'aria aperta cresce. Non bisogna per forza andare lontano o invidiare i locali milanesi pronti a lanciare nuove mode e trend. Anche Bolzano può offrire spunti davvero interessanti. Io dormo, prendetevi cura di me. Questo è il titolo scelto per il quinto convegno organizzato all'Eurac di Bolzano e promosso dalla Società Italiana Cure Palliative e al quale hanno preso parte i maggiori esperti italiani. Al centro del convegno una tematica alquanto delicata, la sedazione palliativa, nata per far dormire quei pazienti che hanno sintomi gravissimi. Un'attività che purtroppo viene spesso accostata all'eutanasia e al suicidio assistito. Scopo dell'evento organizzato a Bolzano è di approfondire gli aspetti della gestione clinica, assistenziale, psicologica ed etica del paziente. Sedazione palliativa è un'opportunità che il paziente può avere nel momento in cui il suo sintomo refrattario, un sintomo difficilmente gestibile e che a un certo punto tutti i mezzi a disposizione della medicina non lo aiutano a stare meglio dal punto di vista del sintomo, c'è la possibilità di utilizzare dei farmaci che tolgono la coscienza al paziente ma che comunque gli permettono di finire la sua vita in una maniera dignitosa. Faccio un esempio, che è l'esempio più lampante: un paziente con difficoltà respiratorie, se non lo lasciamo morire come moriva anni fa, è un paziente che si arrampica sugli specchi per respirare. Aiutarlo a stare più tranquillo, anche a togliere la coscienza quando non è possibile fare diversamente, per cui è un sintomo refrattario, la sedazione è un'opportunità per poter chiudere la propria vita in una maniera diciamo che permetta al paziente di non soffrire con una certa dignità.
Le cure palliative a Bolzano esistono da 10 anni proprio grazie al dottor Bernardo, fondatore dell'hospice all'ospedale San Maurizio, ma c'è ancora molto da fare per riuscire a garantire anche a chi vive lontano dalla città di poter essere seguito. Negli ultimi 3 anni, esattamente dal maggio del 2012, abbiamo iniziato a sviluppare un progetto di cure palliative domiciliare in cui seguiamo pazienti in domiciliare e sono in aumento continuo. Adesso, dall'inizio dell'anno, sono già circa un 80-90 pazienti che stiamo seguendo in rete con il domicilio. A Bolzano l'hospice dispone di 11 letti e di un day hospital, un'equipe di 4 medici, 16 infermieri e una psicologa. Oltre che nel centro, i pazienti vengono seguiti anche a casa, un punto che si sta cercando di rafforzare ed è anche previsto nel nuovo piano sanitario dell'assessore provinciale Marta Stucker. Prevede principalmente lo sviluppo di una rete di cure palliative domiciliari con un vari focus: un focus è sicuramente il domicilio, un focus è l'hospice e un focus è la collaborazione per le consulenze sia in ospedale, per cui nei vari contesti ospedalieri, sia nelle case di riposo. L'obiettivo dunque è di garantire a tutti, in caso di necessità, un'assistenza adeguata per alleviare non solo le sofferenze fisiche, ma anche quelle psicologiche, spirituali e sociali. Entro fine anno dovrebbero entrare in azione le ruspe per dare il via ufficiale ai lavori di realizzazione del nuovo polo bibliotecario. Intanto le scuole ex Pascoli di via Longona Bolzano, da un po' di tempo a questa parte, sono diventate punto di ritrovo per senza tetto e vandali. La notte, ci hanno raccontato alcuni residenti, vedendo la nostra telecamera intenta a riprendere il degrado, c'è un via vai di persone, di sbandati che si introducono nella struttura per trovare un posto per dormire. Ci sono poi gruppetti di giovani che si ritrovano e, muniti di bombolette spray, lasciano scritte sui muri. Nel cortile interno si possono invece trovare mozziconi di spinelli e cocci di vetro. In seguito alle segnalazioni si sono attivati sia il comune che la provincia ed hanno sbarrato le uscite rimaste ancora aperte. La speranza dei residenti è che i lavori per la costruzione del nuovo polo bibliotecario a questo punto possano prendere il via al più presto, visto lo stato di incuria in cui versa l'intera area.